Il bilancio di TUA chiude con un utile di esercizio netto di 336.000 euro per l'anno 2022, nonostante il generale aumento dei costi, e il futuro non può che annunciarsi con nuovi investimenti all'insegna della sostenibilità. Grandi sforzi, collaborazione di tutti quanti, tutte le componenti che formano questa impresa hanno permesso, a mio avviso, questo risultato. La TUA prevede nuovi investimenti per i prossimi anni? Sì, nuovi investimenti, ma soprattutto un aumento della forza lavoro. Nel 2022, a cavallo tra il 2022 e il 2023, abbiamo assunto circa 100 nuove unità e ne sono previste ancora 71 circa l'anno prossimo. Quindi stiamo innovando il parco rotabile, le componenti dipendenti, l'azienda sta acquistando nuove professionalità. È un momento in cui la TUA, insomma, sta muovendosi bene in un settore seppur difficile. Da un lato l'aumento delle materie prime e del gasolio, che ha fatto registrare più di 5 milioni di euro rispetto al 2021, 6 se consideriamo le materie prime. Dall'altro la volontà dell'azienda unica di trasporto pubblico abruzzese di farcela, è il caso di dirlo, a tutti i costi. La nostra azienda di trasporto pubblico sta diventando un modello, un esempio di scuola che anche nel panorama nazionale e internazionale viene sempre più rappresentata, appunto, come un modello esemplare di buona gestione. La consegna di questi autobus nuovi, di questi pullman con fondi PNRR, come vedete, mentre tutti parlano con, diciamo, dei fondi del PNRR come se non ci fossero, non si sapesse dove sono, qua lo facciamo vedere. I pullman sono già arrivati e stanno già in consegna e da domani saranno sulle nostre strade, quindi stiamo dando corpo e sostanza al piano di recupero e resilienza, e l'Abruzzo sta facendo la sua parte. 32 milioni i chilometri percorsi, se consideriamo ferro e gomma, e sugli investimenti nell'ultimo triennio sono stati acquistati 100 autobus interurbani con alimentazione a metano, 5 autobus urbani elettrici, 6 filobus e 12 autobus suburbani. Nel parco treni sono arrivati i primi due mezzi della Alstom, un terzo in arrivo nei prossimi giorni, altri 6 arriveranno entro i prossimi 2 anni.